Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. Torniamo a occuparci di politica e di campagna elettorale. Questa mattina in Imperia sono stati infatti presentati i candidati del Movimento 5 Stelle. Vediamo. Il Movimento 5 Stelle ha presentato questa mattina in Imperia, nella sala convegni della biblioteca, i candidati imperiesi per le politiche del 4 marzo. In campo ci sono Massimo Cogno per il Collegio Senato 1, Federico Firmian Manfredi per il Collegio Camera 1 e Leda Volpi per il Collegio Camera 2. A presentarli al pubblico è stata Alice Salvatore, capogruppo del Movimento in Consiglio regionale. Il Movimento 5 Stelle a livello nazionale punta sull'ambiente, sulla riduzione dei rifiuti, sull'acqua pubblica e su maggiori investimenti per il lavoro green. A Imperia però sono stati toccati anche argomenti legati al territorio, a cominciare dalla necessità di un piano decennale per la ristrutturazione dell'edilizia scolastica, in quanto gli edifici che ospitano le scuole in Italia sono per la maggior parte più che datati e vi è quindi una situazione grave dal punto di vista della sicurezza. Dal punto di vista della didattica, per i pentastellati è invece necessario stabilire un tetto massimo di 22 alunni per classe e un piano di assunzione pluriennale di insegnanti, a cominciare dai precari, perché oggi ci sono troppi studenti rispetto al numero di insegnanti di ruolo. Leda Volpi si è soffermata sulla necessità di aumentare i fondi destinati alla sanità pubblica, eliminando gli sprechi ed evitando l'accorpamento dei distretti e dei servizi sanitari. Per la Volpi è necessario portare avanti un programma di assunzioni di personale sanitario e attuare una serie di iniziative per promuovere la prevenzione delle malattie ed educare a una sana alimentazione. Federico Manfredi guarda con attenzione al territorio dal punto di vista dello sviluppo delle imprese che fanno tipicità e da quello della attrattiva turistica per giungere ad avere un turismo basato sulla bellezza dell'ambiente che duri tutto l'anno, magari anche grazie a una pista ciclabile pulita che dalla Liguria raggiunga la Toscana. Massimo Cogno porta invece la sua esperienza personale di vita professionale nel campo medico, sottolineando le enormi difficoltà del comparto sanitario. Per Cogno il 5 Stelle è l'ultima chance per almeno cercare di cambiare qualcosa in questo paese. Sempre Cogno ricorda anche che il funzionamento del settore medico comincia dall'istruzione e dalla formazione, che si deve basare sulle patologie maggiormente presenti sul territorio. Altro obiettivo, caro a Massimo Cogno, è quello della riduzione delle liste di attesa, che secondo il suo pensiero si possono e si devono ridurre. Sempre per la politica, ascoltiamo adesso le dichiarazioni di Flavio Di Muro, imperiese, candidato per la Lega. Di Muro, un teatro gremito, è stato calcolato oltre 600 persone. Per Matteo Salvini, insieme a lei sul palco, per dire che cosa questi 20 migliesi? Che la Lega c'è, ha deciso di candidare una persona del territorio, che sono io, a differenza di altri partiti che hanno ritenuto di non guardare alla rappresentanza di Ventimiglia della provincia di Imperia. Io ci ho messo la faccia, ringrazio la Lega di avermi candidato e di avermi sostenuto così fortemente, addirittura con la presenza del nostro Matteo Salvini. Ventimiglia è una città particolare rispetto alle altre, ovviamente, quindi gli abbiamo spiegato qual è la situazione che regna in questa città in termini di immigrazione, di sicurezza. Si è impegnato a tornare da Presidente del Consiglio e io da deputato, se sarò eletto, il mio primo appuntamento col Presidente del Consiglio sarà appunto sulla situazione dell'immigrazione a Ventimiglia. Mi ha fatto molto piacere questa visita perché non è stata una passerella a differenza delle altre e gli abbiamo spiegato tutto, ma ci torneremo una volta vinte le elezioni sui posti più delicati, parlo della stazione, parlo delle Gianchette. Adesso si tratta di vincere, di cambiare governo, un governo di centrodestra guida Lega che ha come priorità la sicurezza del territorio e possibilmente di avere un deputato di Ventimiglia della provincia di Imperia che sia molto attento a queste esigenze. Immigrazione sì, ma avete posato l'occhio, l'attenzione anche sul commercio, sulla fiscalità. Sì, c'è un programma molto ambizioso della Lega di rivedere anche un po' di tassazione, cercando di non creare troppi disagi ai nostri piccoli esercizi. Le multinazionali forse sono più attenzionate da questo governo e dalla politica attuale. Noi vogliamo dedicarci alle piccole attività, agli artigiani, agli ambulanti che soffrono ad esempio della direttiva Bolkestein, che sta in tutte cose piccole magari per il governo di oggi, ma che per noi sono fondamentali. Ventimiglia è una realtà commerciale importante, deve ripartire, ci sono dei problemi sia economici che di sicurezza e quindi io mi impegno a far questo. In merito alla campagna elettorale per le politiche del 4 marzo, sentiamo adesso Carla Nattero, imperiese candidata quale capolista alla Camera per Liberi e Uguali. Nattero, allora in corsa alla Camera per Liberi e Uguali per portare che cosa di questo territorio eventualmente a Roma?
Ma io penso che questo territorio sia un territorio che ha bisogno particolarmente di una rappresentanza a Roma. I dati che noi vediamo, che abbiamo visto in questi ultimi anni, ci dicono di una decadenza progressiva di questo territorio, sia dal punto di vista dell'occupazione, sia dal punto di vista dei servizi, sia dal punto di vista delle infrastrutture. Occorrono degli investimenti massicci, anche pubblici, e io vorrei fare alcuni esempi. In primo luogo per completare il raddoppio della ferrovia, perché non si può rimanere con l'ennesima incompiuta. In secondo luogo per fare un piano per l'assetto idrogeologico e la sistemazione delle spiagge e delle coste. In terzo luogo per diciamo, valorizzare veramente e completare il tracciato della pista ciclabile. In quarto luogo un progetto di carattere sociosanitario per la questione degli ospedali che noi abbiamo, che noi siamo, diciamo così, in una situazione di inferiorità rispetto al resto della regione e per la questione dell'assistenza agli anziani e ai servizi domiciliari. Sono tutti punti che devono essere affrontati, la mancanza di essi rende questa provincia una provincia, diciamo, bella dal punto di vista climatico, ma difficile, con pochi servizi, dal punto di vista di coloro che ci devono vivere, compresi i turisti. Una provincia che respinge i giovani e quindi una provincia che rischia di non aver futuro. Scoppiò la polemica tra il Partito Democratico e il vicepresidente della provincia di Imperia, Luigino Dell'Erba. Il PD, in una nota firmata dal segretario regionale Vito Vattuone, ha chiesto le dimissioni di Dell'Erba per un post condiviso da quest'ultimo su Facebook, che riporta due foto di una donna seminuda che viene falsamente indicata come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. Per Vattuone, oltre all'inciviltà delle cosiddette fake news, l'episodio rappresenta un grave atteggiamento discriminatorio nei confronti dell'onorevole Boschi e di tutte le donne. Il PD ha annunciato anche di voler agire per vie legali per respingere tali comportamenti. Presidio FIOM dei lavoratori Embraco oggi pomeriggio in Piazza Colombo a Sanremo. A seguire si è tenuta la raccolta firme Mai più fascismi, organizzata dalla Camera del Lavoro. Vediamo servizio. La lotta è dura e non ci fa paura. La lotta è dura e non ci fa paura. Allora, innanzitutto le ragioni di questa protesta. Ma noi siamo qua e intanto a sostenere e dare solidarietà ai lavoratori della Whirlpool di Torino, della Embraco, che ha annunciato 500 licenziamenti e queste famiglie sono disperate, stanno facendo una lotta sul loro territorio e sono venute a Sanremo per avere un po' di visibilità e di sostegno alla loro vertenza. E la Camera del Lavoro di Imperia, come giusto che sia, ha sostenuto questi lavoratori e sta dando la presenza e la solidarietà che meritano per le difficoltà del momento che stanno vivendo. Inoltre, abbiamo lanciato a partire da oggi la raccolta firme Mai più fascismi, insieme all'ANPI, all'ARCI, a Libera e a tante altre associazioni, perché il momento lo richiede, il momento che stiamo vivendo è molto preoccupante. Non solo i fatti di Macerata, non soltanto purtroppo tutti gli episodi di cronaca lontana che stiamo vivendo, ma anche nella nostra regione. La Camera del Lavoro di Ceperana è stata vittima di un attacco di stampo nazista con svastiche. A Genova abbiamo avuto dei tafferugli e dei compagni accoltellati mentre facevano il volantinaggio. Le dichiarazioni e l'arrivo di gruppi di estrema destra anche in provincia di Imperia ci preoccupano e non possono lasciarci indifferenti. Noi siamo un baluardo antifascista, antirazzista per l'applicazione della Costituzione. La CGIL è un pezzo di resistenza che continua negli anni, per cui non facciamo un passo indietro, invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore la Costituzione e la democrazia a venire nelle nostre sedi, a firmare l'appello Mai più fascismi e a resistere insieme a noi e a rilanciare questo nuovo momento di lotta, di contrasto a favore della solidarietà e della democrazia. È una protesta a livello nazionale. Sì, la protesta a livello nazionale, poi in ogni piazza d'Italia manterremo fermo il punto, quindi anche la provincia di Imperia non è da meno,
Abbiamo scelto questa piazza che oggi è il centro del mondo, è un posto di leggerezza, di divertimento, nel quale si manifesta un po' di leggerezza. Noi vorremmo portare anche un momento di riflessione, di attenzione a temi molto importanti che non vanno mai dimenticati. L'europarlamentare Renata Briano è intervenuta in merito alla discussione sulle quote tonno. Secondo la Briano, la proposta triennale avanzata metterebbe fine alle speranze di una distribuzione più equa. Sentiamo. Il settore della pesca è di nuovo sul piede di guerra. Dopo il problema degli sgravi fiscali, ieri al Ministero si è discusso di quote tonno. Una riunione che ha lasciato quasi tutti molto arrabbiati, ha dichiarato l'europarlamentare Renata Briano. Una proposta triennale che metterebbe fine alle speranze di una distribuzione più equa. L'aumento della possibilità di catture accidentali sarebbe buono, ma senza toccare il 5% suona come una presa in giro. Il Ministero sta dimostrando di stare perdendo l'occasione per dare le risposte attese da un settore intero. Un altro aspetto controverso su cui Renata Briano ha esposto la sua contrarietà è la dichiarazione della Direzione Generale del Ministero secondo cui le quote tonno in Italia sarebbero non più un bene comune. Per Renata Briano troppe sono le proposte che minano la sopravvivenza del settore. A Bruxelles si sta discutendo del piano di gestione per i piccoli pelagici in Adriatico. La Commissione propone di introdurre quote molto ridotte. La Briano ha deciso di opporsi a questa proposta perché è necessario guardare il Mediterraneo nel suo insieme, tenendo conto delle relazioni tra tutte le specie. Un semplice esempio, spiega la Briano, i tonni rossi sono in aumento, ma essendo dei predatori, i tonni si nutrono di acciughe e sardine. I pescatori non potranno quindi pescare né i tonni né le acciughe e le sardine. Carige ha chiuso il 2017 con una perdita di oltre 380 milioni di euro, ma i dati mostrano anche segni di ripresa. Lo ha evidenziato l'amministratore delegato Paolo Fiorentino. Sentiamo servizio. Carige ha chiuso il 2017 con una perdita netta di 380,5 milioni di euro a seguito di svalutazioni per 738 milioni. Nella sede dell'Istituto di Credito sono stati presentati i risultati preliminari consolidati al 31 dicembre approvati dal Consiglio di Amministrazione. Viene indicato un coefficiente patrimoniale al 12,4% grazie al successo del rafforzamento patrimoniale di oltre 1 miliardo di euro, 544 milioni solo con l'aumento di capitale, mentre il rapporto tra crediti deteriorati e impieghi si è assestato al 17,1% con l'obiettivo di scendere al di sotto del 10% entro la fine dell'anno. Con questo tipo di dati, ha spiegato l'amministratore delegato di Carige Paolo Fiorentino, abbiamo l'obiettivo di reinserirci nella dialettica con la BCE e la Banca Centrale Europea per riavere indietro ciò per cui siamo stati penalizzati fortemente. In esecuzione degli obiettivi di riduzione del rischio del piano industriale, la banca ha perfezionato il deconsolidamento di 2,2 miliardi di euro di sofferenze tramite due operazioni distinte, una cartolarizzazione assistita da garanzia dello Stato per circa 940 milioni e la cessione di un portafoglio di 1,2 miliardi finalizzata a dicembre a credito fondiario. Entro il 2018, affermano i vertici della banca, lo stock complessivo di credito deteriorato netto è previsto attestarsi a 1,5 miliardi, ben al di sotto dei target di BCE per 2018 e 2019. Il gruppo consiliare Imperia di Tutti, Imperia per Tutti ha espresso soddisfazione per il ritiro della pratica inerente al riordino del mercato settimanale di Porto Maurizio dal prossimo Consiglio Comunale. Per gli esponenti del gruppo, infatti, è necessario che la questione sia maggiormente approfondita. Vediamo. Il gruppo consigliare Imperia di Tutti, Imperia per Tutti ha espresso soddisfazione per il ritiro della pratica inerente al riordino del mercato settimanale di Porto Maurizio dal prossimo Consiglio Comunale. Per gli esponenti del gruppo che fa capo ai socialisti di Roberto Saluzzo è infatti necessario che la questione sia maggiormente approfondita. La pratica avrebbe dovuto essere affrontata lunedì in Consiglio Comunale, ma a seguito dell'intervento di Imperia di Tutti l'assessore Maria Teresa Parodi ha deciso di ritirarla dalla discussione. Imperia di Tutti, grazie al contributo di Elio Donzella, membro del direttivo, aveva raccolto in molteplici incontri tutti i dubbi e le perplessità esposte dalle associazioni di categoria relative alla nuova disposizione del mercato concepita dall'amministrazione comunale. Dubbi che erano stati sottoposti all'assessore e al sindaco. Il gruppo ha poi chiesto in conferenza capigruppo il ritiro della pratica per un ulteriore approfondimento che vedesse maggior coinvolgimento delle varie parti in causa al fine di trovare una soluzione ottimale e definitiva. La proposta ha trovato anche ampio riscontro in altre forze politiche.
Anche oggi a Imperia è stato celebrato il giorno del ricordo dedicato a tutte le vittime italiane trucidate nelle foibe dai partigiani comunisti di Tito, durante e anche al termine della Seconda Guerra Mondiale. Una corona di alloro è stata deposta nel monumento nei giardini dedicati ai martiri delle foibe. Il prefetto Silvana Tizzano ha consegnato poi una medaglia ai familiari di una vittima. Il significato della giornata è stato sintetizzato ai nostri microfoni dal sindaco di Imperia, Carlo Capacci. Signor Sindaco, anche Imperia ricorda i martiri delle foibe, una morte atroce che per tanti anni è stata dimenticata di italiani. Italiani infoibati alla fine della Seconda Guerra Mondiale, anche dopo il conflitto. Una tragedia che viene commemorata ogni anno, Imperia ha dedicato anche un monumento ai martiri delle foibe. Sì, è giusto ricordare e ricordare tutti, perché come diceva giustamente lei, la ricorrenza di oggi forse in passato è stata leggermente dimenticata, è giusto che sia ricordata come tutte le altre, perché il principio di base deve essere quello di ricordare e portare avanti il ricordo alle nuove generazioni, perché a noi della nostra età, diciamo della nostra classe, ancora forse qualcuno, il nonno, gli raccontava le vicende tristi, tristissime della Seconda Guerra Mondiale. I ragazzi giovani che vanno a scuola oggi chiaramente non hanno più nessun legame, nessuna, diciamo, parentale con qualcuno che gli possa ricordare in maniera diretta queste atrocità che sono successe, che hanno segnato, io credo, in maniera profonda il destino dell'umanità. Credo che, spero che abbiano segnato in maniera positiva, perché non succedono più, ed è proprio per questo motivo che occorre ricordare e portare avanti il ricordo ai ragazzi giovani, per evitare che mai venisse un giorno nel quale l'umanità si ritrovasse di nuovo sull'orlo del precipizio, qualcuno con un po' di cervello possa mettere il piede indietro e fermarsi un attimo prima. Ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi. Nuovo prestigioso incarico per Olmo Romeo, consigliere della Casinò SPA. Romeo, già vicepresidente di Federgioco, è stato nominato rappresentante nazionale di ECA, l'ente che rappresenta le case da gioco in Europa. Sentiamo. Nuovo prestigioso incarico per il vicepresidente Federgioco Olmo Romeo, che diventa anche rappresentante nazionale per ECA. Che cos'è ECA? ECA è l'associazione che raggruppa tutti i casinò europei presenti sul territorio europeo, e quindi ogni Stato presente in Europa manda un proprio esponente. Io sono stato indicato da Federgioco, e quindi di questo li ringrazio, ed è motivo anche di orgoglio, devo dire, non solo personale ma soprattutto di Sanremo, perché non c'è mai stato un esponente sanremese in ECA. E questo ci porta anche a poter portare le nostre problematiche nazionali in ambito europeo, che poi mi sono reso conto proprio durante questa prima Assemblea Generale di avere delle problematiche comuni molto spesso, perché quando si parla di antiriciclaggio o si parla di gaming online o di gioco incontrollato e diffuso, devo dire che un po' tutti siamo parte lesa, e quindi da questo confronto io sono sicuro che potranno nascere poi delle soluzioni che porterò all'interno delle quattro case da gioco come proposta, e poi svilupperemo i temi e vedremo se ci sono dei punti di contatto. Al Festival di Sanremo c'è un simbolo musicale della Liguria che ha un record di partecipazioni. Si tratta di Massimo Morini, leader dei Buio Pesto, che segue e dirige quest'anno ben 7 artisti in gara in veste di direttore d'orchestra e tecnico di sala. Lo abbiamo incontrato. Massimo Morini, il direttore d'orchestra dei record. È andata così, 28esimo festival, non ne ha mai fatti nessuno, li ho fatti io e siamo a posto così. Chi accompagni quest'anno? Quest'anno dirigo l'orchestra per due giovani, Alice Caioli e Giulia Casieri, e poi sono direttore tecnico di sala di 5 artisti big, che sono i Decibel, Annalisa, i grandissimi Elio e le Storie Tese, e insovitabile Peppe Servillo e Mario Biondi. Grande Massimo, dai, fammi un commento su questo Sanremo. Oh, bellissimo, perché c'è solo musica. E tutti gli ospiti sono musicali, niente ospiti extra musicali, e se arriva qualcuno extra musicale canta, e tanta musica. Baglioni dissacra le sue canzoni da persona nobile e ironica che è sempre stata, e che non è tanto conosciuto per questo, invece lo è, e la musica al centro di tutto, e tanta musica, e il Festival della Canzone deve essere così. Bravo Claudio. I tuoi progetti quali sono? Sto facendo un nuovo album con il Buio Pesto che uscirà a giugno, si intitola Verde, il cui semaforo è, guarda in quadra, brava, semaforo che svetterà stasera durante la direzione d'orchestra,
e soprattutto abbiamo messo in cantiere una nuova operazione cinematografica molto particolare e molto bizzarra. Vedrete e rimarrete tutti stupiti di cosa riusciamo a fare in Liguria. A Sanremo, in occasione del festival, lo spettacolo non è soltanto all'interno del Teatro Harrison. Grazie a un'idea del presentatore dianese Gianni Rossi, da alcuni anni è festa anche sul red carpet. Sentiamo lo stesso Gianni Rossi. Il festival è anche fuori dal Teatro Harrison, ne sa qualcosa Gianni Rossi, che ormai è il mattatore per antonomasia. Qua la red carpet non te la leva nessuno. No, devo dire che dopo aver ideato, è esplosa perché finalmente serviva un punto di congiunzione tra gli artisti e la città, tra la città e gli artisti. E Red Carpet non poteva che essere la migliore espressione, dove portare un microfono, la musica e dare modo a tutti gli artisti e gli ospiti di poter finalmente dedicarsi al pubblico come mai prima hanno potuto fare. Di conseguenza sono molto soddisfatto, è un grande successo. Un bel abbraccio, un ingente spiegamento di sicurezza inevitabilmente, tanta gente, il festival attira sempre, funziona sempre. Incredibilmente oltre ogni aspettativa, perché davvero sarà che tutta l'Italia si concentra sul festival, anche le TV non fanno una controprogrammazione, dunque sono tutti qua per scoprire tutte le sfaccettature, la musica, i personaggi, chi c'è, come vestito, cosa ha fatto, è tutto un mondo che è un grande gioco, io lo chiamo giro in giostra. Con chi è che hai fatto più spettacolo fino ad oggi qua fuori? Guarda, con tutti, con veramente tutti i protagonisti, chi più chi meno, anche con Baglioni. Anche Baglioni è sempre stato un saluto bello, caloroso al pubblico, con i Nazilli, con Ruggeri, veramente con tutti quanti abbiamo davvero avuto dei bellissimi momenti. Nessuno si tira indietro, insomma, Gianni. No, chi più chi meno, anzi spesso sono i manager che li tengono perché fanno un po' i fighi della sera. Dobbiamo andare, il leitmotiv dei manager, dobbiamo andare. Sempre loro. No, loro invece no, non voglio dire, oggi con i Negramaro hanno... I Negramaro veramente avevano voglia di fermarsi e l'hanno fatto, ma non come avrebbero voluto, per esempio. Gianni, buon proseguimento, si va avanti col divertimento, con Red Carpet, con il festival nel festival, anzi fuori del festival. Esatto, il mio sogno era presentare il festival di Sanremo, ho fatto tanto che sono arrivato a presentarlo fin sulla porta. Vi aspetto, ma venite a vivere di persona con Imperia TV, ma anche di persona, perché merita davvero, e non solo Red Carpet, tutta la città di Sanremo. Un parroco di Genova ha lanciato un'idea molto particolare per celebrare la Quaresima: spegnere WhatsApp per alcune ore al giorno, per guardarsi negli occhi e dedicare del tempo a chi è meno fortunato di noi. Vediamo. Spegnere WhatsApp almeno un poco ogni giorno, durante il periodo della Quaresima, per avere il tempo di guardarsi negli occhi o per dedicare tempo a chi è meno fortunato di noi. L'idea, decisamente controcorrente, è di Don Valentino Porcile, parroco della Chiesa della Santa Annunziata di Genova Sturla, che l'ha lanciata sui social. Questo è il digiuno che proporrò in questa Quaresima ai ragazzi e ai genitori domenica prossima, ha scritto sulla sua pagina Facebook, e lo propongo a tutti, a me stesso per primo. Altro che digiuno dal cibo o astinenza dalle carni, mi piace molto l'idea di vedere Gesù che mi prende l'iPhone e me lo butta nel lago di Tiberiade e mi dice: lascia le tue reti wireless e seguimi. Il prete ha proposto quindi di occupare il tempo in cui WhatsApp sarà spento, un tempo drammaticamente lungo, con relazioni vere, autentiche, 2 ore di chiacchiere, di guardarsi negli occhi o semplicemente usate per parlarsi, o dedicare questo tempo a chi è meno fortunato di noi. Un modo simpatico per lanciare un messaggio importante di riflessione non solo cristiana ma anche laica, e pensare quindi a come le nuove tecnologie hanno cambiato la nostra vita e il nostro modo di rapportarci con gli altri, provare a disconnetterci dal resto del mondo per connetterci con chi ci sta a fianco. Adesso l'angolo di Daniele Lacorte, che oggi ci parla di ludopatia. Il gioco d'azzardo continua a mietere vittime, che si tratti di carte piuttosto che di roulette o di slot machine non fa distinzione. Parte del nostro paese è malata di ludopatia. In più di un angolo, più di una volta, abbiamo sottolineato il pericolo della dipendenza da gioco, di una droga che poco per volta mette in ginocchio intere famiglie. Al primo posto ci sono le donne, che se anche un po' più avanti negli anni non mollano e trascorrono ore di fronte alla macchinetta mangiasoldi, dilapidando fino all'ultimo spicciolo. Le statistiche parlano di crescita esponenziale di drogati del gioco e ogni giorno le cronache registrano suicidi e ogni genere di delitto per permettere al ludopatico di proseguire nella folle corsa, nella sfida alla macchinetta mangiasoldi, dispositivo che, guarda caso, vince sempre. È difficile che il banco salti, a rimetterci è sempre il giocatore. Definiremmo senza scrupoli coloro che approfittano della situazione disponendo le diaboliche macchinette in tabaccherie
e bar. La legge sulle distanze da scuole e altre strutture esiste, ma non sempre viene rispettata. L'eccesso di ludopatia è stato registrato alla Spezia con una donna che si è comportata in una determinata maniera, perché è rimasta senza soldi e, volendo continuare nella sfida con il videopoker, ha derubato la barista impossessandosi di 70 euro prelevate dalla cassa. Quando la proprietaria se n'è accorta, ha chiamato la polizia, ma nemmeno gli agenti sono riusciti a staccare la donna dalla diabolica macchinetta. Ha finito la giocata e poi ha seguito gli agenti ed è finita in questura, dove è stata denunciata. Perché i candidati dei diversi partiti in lizza per le elezioni politiche del 4 marzo non parlano anche di questa piaga sociale? E vediamo adesso i viei eventi, poi i cantieri sull'autostrada dei fiori. Indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona confine di Stato. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Andorra e San Bartolomeo, chiusura della corsia di sorpasso per installazione nuovo bypass su ruote dal 12 febbraio al 16 febbraio. Direzione Genova, carreggiata sud, tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per rifacimento della pavimentazione in tratta dal 12 febbraio al 14 febbraio. Tra San Bartolomeo e Andorra, chiusura della corsia di sorpasso per installazione nuovo bypass su ruote dal 12 febbraio al 16 febbraio. Domani, domenica 11 febbraio, al mattino in prevalenza soleggiato con nubi sparse. Dalle ore centrali la rotazione del flusso dai quadranti meridionali determinerà un graduale aumento della nuvolosità fino a generalmente molto nuvoloso o coperto in serata, con possibili piovaschi sparsi. Umidità su valori medio-alti, venti inizialmente moderati settentrionali in rapido calo fino a deboli in rotazione da sud-ovest, mare poco mosso. Dopodomani, lunedì 12 febbraio, giornata caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto, con possibili deboli precipitazioni su centro e levante, variabilità con schiarite a tratti ampie a ponente. Dal pomeriggio un deciso rinforzo dei venti settentrionali porterà un rapido abbassamento delle temperature e dello zero termico, con la possibilità di deboli nevicate sui rilievi di levante al di sopra dei 400-500 metri e sui versanti padani orientali. Umidità su valori alti, venti settentrionali in rinforzo fino a forti e raffiche di burrasca in serata, mare in aumento tra mosso e molto mosso. Siamo giunti in chiusura, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci. Scontro nei cieli siriani, abbattuto un caccia israeliano. Disgelo tra Coree, il nord invita il sud a Pyongyang. Macerata blindata per il corteo antifascista. Un
caccia F-16 israeliano è stato abbattuto da missili antiaereo siriani. Il caccia era impegnato in un'azione contro obiettivi iraniani in Siria, scattata dopo che l'esercito israeliano ha intercettato e abbattuto un drone iraniano decollato dal territorio siriano e diretto verso lo Stato ebraico. I due piloti dell'F-16 abbattuto sono riusciti a paracadutarsi fuori, uno dei due gravemente ferito. L'aereo è precipitato nel nord di Israele. La Corea del Nord ha invitato il presidente sudcoreano a visitare Pyongyang. L'invito è stato fatto a voce dalla sorella del leader Kim Jong-un all'indomani dell'apertura delle Olimpiadi invernali. Creiamo le condizioni necessarie perché questo avvenga, ha risposto il presidente sudcoreano, riferendosi all'ipotesi della sua visita a Pyongyang per il terzo summit intercoreano. Macerata blindata per il corteo contro il fascismo e il razzismo. Negozi chiusi e traffico deviato per la manifestazione che partirà nel pomeriggio dai giardini Diaz. L'evento ha però diviso il fronte della sinistra. Alla manifestazione ha aderito l'EU, mentre non l'hanno fatto il PD e l'ARCI. Neanche l'AMPI ci sarà e ha dato appuntamento per il 24 a Roma. Questa era la nostra ultima notizia. Per ulteriori informazioni potete andare sul nostro sito adnkronos.com. Grazie per averci seguito e arrivederci.